si sono svolti a Palermo i funerali di Antonella, la bambina morta per una sfida su TikTok. In tanti hanno voluto dare l'ultimo saluto alla piccola morta soffocata il 20 gennaio scorso. La bara bianca è stata accolta da un lungo applauso al suo arrivo in chiesa, a pochi passi da Piazza Magione, dove la bimba abitava e dove si è consumata la tragedia. Su due grandi lenzuoli si legge: Antonella vive, sarai per sempre nei nostri cuori, il tuo dolce sorriso non lo dimenticheremo mai. Condividere il dolore dei familiari per la tragica morte di una bambina che viveva la ricerca della propria identità, che è proprio l'età adolescenziale, e al tempo stesso viveva la dimensione del confronto e la competizione con gli altri. Anche questo fa parte della vita, della crescita di un bambino o di una bambina, le potenzialità enormi dei social hanno fatto scoppiare una tragedia che invita tutti ad una riflessione sull'uso senza limiti di questi strumenti che distrugge vite umane. Intanto proseguono senza sosta le indagini per chiarire tutti gli aspetti di questa vicenda assurda. Attualmente l'inchiesta è contro ignoti e l'accusa è istigazione al suicidio. Dall'analisi del cellulare della piccola forse si potrebbe accertare se qualcuno possa avere contattato Antonella spingendola ad accettare una folle sfida.